Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi con questo gameplay voglio inaugurare una nuova serie di video, una nuova rubrica, diciamo così, una serie intitolata Come Street Fighter 4. imparare a giocare a. Oggi iniziamo con Come imparare a giocare a Street Fighter 4. Purtroppo, raga, la versione che possiedo è la primissima. Non possiedo purtroppo, ahimè, non possiedo la versione ultra, quindi devo ripiegare su questa. Purtroppo avrei voluto magari farvelo con Ultra Street Fighter 4, ma chiaramente non possedendo il gioco per PlayStation 3, ho costretto in un certo senso a ripiegare su questa versione. Allora raga, partiamo prima dal presupposto. Dovete scegliere il vostro main per prima cosa per gusto estetico, quindi in base a quello che vi ispira di più, perché se chiaramente un personaggio non vi ispira dal punto di vista estetico, voi chiaramente non potete sperare di riuscire a giocarci o comunque che abbiate voglia di giocarci. Allora, comunque io vi farò una rapida carrellata dei personaggi base, quelli che sono i migliori magari per un principiante che inizia a giocare da poco. Allora, iniziamo, Fei Long, no, lasciatelo perdere. Kami, lasciate perdere. Akuma, lasciate proprio perdere. Gouken, sì, ci sta, però questo già è per più per i giocatori medi. Dhalsim, lasciate perdere. Blanca, assolutamente lasciate perdere. Chun-Li, lasciate perdere, questo è già per i giocatori un pochino più esperti. Ryu va bene, per un principiante va più che bene. Honda va bene, Zangief va benissimo per un principiante, Guile sì, ci sta, ma già io Guile lo consiglierei per un giocatore a livello medio, Ken pure per un giocatore più già a livello medio lo consiglio perché è un po' più difficile in confronto a Ryu da padroneggiare, tra l'altro è il mio main. Seth sì, ci sta, Seth è perfetto se siete dei giocatori alle prime armi. Bison, lasciatelo perdere perché è difficilissimo da usare. Sagat, lasciatelo perdere. Meg, lasciatelo proprio perdere. Barlog, lasciatelo perdere. Abel, sì, più o meno. Cioè, Viper pure, più o meno dovreste essere già un giocatore di livello più alto. Rufus, lasciatelo proprio perdere, raga, questo è forte, ma è anche difficile da padroneggiare. Elfquerte, idem, lasciatelo proprio perdere. Sakura, sì, ci sta, raga, è ottima per un principiante. È ottimo per un principiante, comunque un giocatore medio. Rose va bene. E Lan, proprio lasciatelo perdere, questo giocatore non lo dovete manco calcolare di strisce, neanche per i principianti è buono, perché è talmente scarso, è forse il personaggio più scarso di tutto il gioco. E Gen va benissimo per un principiante. Purtroppo, come potete vedere, raga, il roster è molto limitato. Ora andiamo a farvi vedere magari due combo base con il personaggio. Andiamo a farvi vedere. Mettiamo che io mi voglio imparare Ken. Ma mettiamo una versione casuale. Anche se comunque io ne ho preso Ken perché comunque è il personaggio che uso di più e il mio personaggio anche dell'online, quindi preferisco lui. Io praticamente, raga, vengo da un passato che giocavo con Ryu online, ma facevo abbastanza schifo, facevo. E così sono voluto passare a Ken, perché non solo hanno lo stesso tipo di mosse, ma anche le mosse di Ken sono pure più efficaci. Allora, vediamo un po'. Mettiamo che io voglio imparare, non lo so, a seguire la Dokken. Per seguire la Dokken dovete, se giocate, indipendentemente se giocate con l'arcade stick o col controller classico, vi dico, se giocate con un controller classico, meglio usare un controller della 4. Tanto, raga, pure su PS3 i controller della 4 sono compatibili sia in wireless che in locale. Per la connessione wireless c'è un metodo leggermente differente, però non è difficilissimo. Allora, cosa dovete fare effettivamente per poter eseguire una Dokken? Allora, dovete premere. Allora, prima di tutto dovete regolarvi su come è basato la struttura dei comandi, cioè indipendentemente se usate un arcade stick o meno. Allora, vi dico immediatamente che i tasti quadrato, triangolo, R1 ed L1 si basano tutti sui pugni.
Infatti quadrato è pugno, è pugno debole, triangolo è pugno medio, R1 è pugno forte e L1 è la combinazione dei tre pugni. Mentre X è calcio debole, cerchio è calcio medio, R2 è calcio forte ed L2 chiaramente la combinazione dei tre. Come si esegue la Dokken? La Dokken si esegue facendo un mezzo cerchio e premendo uno dei tre pugni, tipo così. Così. Questa è la Dokken. Se invece volete seguire lo Shoryuken, dovete premere il tasto, sempre dovete premere il pugno forte e fare una sorta di movimento zigzag. Comunque raga, con Street Fighter 4 è inserita una modalità chiamata Shortcut che permette di tirar fuori le mosse in modo più facile. Vi faccio vedere. Vabbè. Ecco, questo è lo Shoryuken. È eseguibile anche con Ryu, ma non nella stessa identica maniera. Almeno non nella stessa identica forza. Come lo segue Ken, non lo segue Ryu, chiaramente. Poi vabbè, ci stanno tutte le varie mosse. Questo, raga, era il Tatsumaki Senpukyaku. Si esegue facendo calcio, facendo sempre la solita mossa del mezzo cerchio, però questa volta al contrario si fa e dovete premere uno dei tre calci, uno dei tre tasti dei calci, semplicemente, anzi uno dei quattro. Se volete seguire invece un paio di prese, dovete fare X, c'è X quadrato oppure triangolo. No, sto scherzando. Per eseguire le prese dovete premere X e quadrato da entrambe le direzioni. Vi vedrete, infatti, vi eseguirà due tipi di combo, due tipi di prese differenti. Mentre quello che ho appena seguito è un pugno, è un colpo caricato che si esegue tenendo premuto cerchio e triangolo. Vabbè, questa è una sorta di provocazione. Che se premete R1 R2 o L1 L2 insieme si esegue. Chiaramente. Ora, vabbè. Ora, come potete vedere, quando capita che il vostro giocatore, il vostro personaggio si riempia, o almeno vedete che si illumina, consumate l'attacco della barra X, che è la barra in basso. Ovviamente, raga, le combo le potete eseguire soltanto usando i primi sei, la prima fila di sei tasti. I due tasti aggiuntivi sono eseguiti proprio per la cosiddetta modalità shortcut, che permette una di tirar fuori le mosse a una velocità maggiore. Ora, raga, comunque, se volete effettivamente impararvi le mosse, magari potreste andare nella lista comandi ed ecco voi. Ora vi faccio vedere la super combo di Ken, vi faccio vedere. Questa è la super combo. Adesso andiamo a vi farò vedere la ultra. Ma per purtroppo, raga, per eseguire la ultra l'avversario vi deve stare sempre a menare. Ma intanto in questo modo la barra della ultra, come potete vedere, si riempie in poco tempo. Ok, ci siamo quasi. Perfetto, opzioni di allenamento. Torniamo normali. Ora vi faccio vedere la ultra di Kosu. Se riesco a eseguirla. No vabbè, per eseguirla la riesco a eseguire, però ho un po' di fatica. Faccio un po' di fatica delle volte. Eccola. Vabbè, purtroppo non sono riuscito a eseguirla appieno perché chiaramente l'avversario è troppo distante. Infatti purtroppo la tecnica di Ken, fate attenzione a questa cosa, va eseguita soltanto se siete vicini, soltanto se siete vicini all'avversario. Ma lasciamo la modalità allenamento, faccio vedere effettivamente come gioco io con questo personaggio. Quindi la soluzione migliore, raga, è non voglio sbattermi a menarmi di mano, quindi facciamo facile. E stavo dicendo,
La soluzione migliore, senza andare a buttarvi a capofitto nella modalità arcade, chiaramente questa cosa soltanto se avete tutto il roster già sbloccato, ed è per questo che io vi consiglio caldamente la versione ultra, che tanto avete tutti i personaggi e in più ne avete altri, ma altri in più davvero. Andare nella modalità versus e sfidarvi uno a uno ogni singolo personaggio. Sfidarvi, almeno questo è il mio metodo di allenamento, in modo da potervi migliorare. Perché in questo modo tu hai la capacità di imparare ogni mossa di ogni singolo avversario, e quindi quando vai nell'online sai come comportarti quando vedi un determinato personaggio combattere. Meglio ancora, ragazzi, se avete Street Fighter 5, che Street Fighter 5 hanno ancora di più semplificato il combattimento, hanno fatto intere migliorie che in confronto al 4 voi non avete veramente idea. Tra l'altro il 5 è terreno fertile pure per i giocatori, pure per i giocatori principianti, perché salire di rango è abbastanza facile, perché è abbastanza semplice trovare giocatori deboli. Una cosa, raga, che vi consiglio caldamente è evitare il button smashing. Per chi non sapesse cos'è il button smashing, sarebbe quella sequenza di colpi, di tasti, quando tu premi a caso, quando tu premi a caso i tasti. Evitatela caldamente, raga, perché su Street Fighter non funziona. Se in un altro picchiaduro, quale può essere Tekken, quale può essere, non lo so, Soul Calibur, quale può essere Mortal Kombat, funziona. Su Street Fighter no, perché Street Fighter ha un sistema che premia il talento più che la fortuna. Quindi se trovate uno più forte di voi, state tranquilli al 100%, o a meno che gioca malissimo, non gioca malissimo, state sicuri che al 100% vi distrugge. Io ne ho trovati tanti, ragazzi, che giocavano, che spammavano sempre la stessa mossa, sono bastati due colpi e sono andati KO, sono andati. Quindi, e vi parlo perché anch'io facevo così prima, quando non sapevo giocare. Ecco perché vi dicevo, Zangief, fate attenzione. Soprattutto questa mossa. Io ci sono stati un paio di giocatori online che usavano Zangief che li ho odiati, perché spammavano sempre quella mossa a modo di tornado e mi battevano sempre. Addirittura un ragazzo nell'online che usava Guile, la connessione laggava perché aveva una connessione pessima lui. E ho detto, guarda, mi aveva battuto perché spammava sempre la stessa mossa e stava sempre a difendersi. Vabbè, intanto questa mi sa che l'ho persa. Stava sempre a difendersi. Ho detto, guarda, non sai giocare. Io l'ho detto proprio chiaramente, perché io sono uno che le dice le cose. Non sai giocare, hai avuto solo fortuna, perché non si gioca così. Si è girato, succhiami il cazzo. Così mi ha risposto, vi giuro. E io l'ho segnalato, io l'ho giustamente segnalato, perché non... No! Vabbè, ho perso questa. Gli ho detto, succhiami il cazzo. Cioè, questo vi pare una cosa? Cioè, il classico BM, in poche parole. È il classico BM che si atteggia quando vince e non accetta la sconfitta quando perde. Ma non è solo su Street Fighter, anche su altri giochi. Io tempo fa, quando giocavo online su FIFA Street, qua su PS3, successe che io una squadra abbastanza forte avevo. Beccai online un ragazzino tedesco che parlava in inglese. Cosa successe? Giochiamo la prima volta, lo batto e mi dà del nabbo. Cioè, si mette a ridere dandomi del nabbo e dice, della serie, com'è possibile che un nabbo mi abbia battuto? Giochiamo la seconda e già è andata era più alla pari la partita. Poi sono riuscito a fargli un unico gol, diciamo, ero riuscito a fargli e a vincere la partita. E mi ha scritto, i tuoi gol sono merda, tu sei un figlio di puttana, non devi giocare a FIFA. Cioè, il che lì l'ho segnalato, e da quanto ne so, quel ragazzino gli hanno bloccato l'account. Il che, raga,
Il che, raga, questo vi fa capire che di giocatori così maleducati, così, ne troverete sempre, eh? Non vi credete. Non è una questione solo tipo in COD o in Fortnite. In tutti i giochi ci sono i ragazzini. Addirittura pure fra i più grandi, fra i più maturi. Tipo io ho visto su Twitter gente che al torneo di Street Fighter 5, gente che se vinceva si atteggiava, iniziava a festeggiare, dava di matto che vinceva, che passava il turno. Addirittura gente che non sapeva talmente neanche, non sapeva niente, non riusciva ad accettare talmente tanto la sconfitta, che praticamente cosa faceva? Cioè neanche dava la mano all'avversario per una questione di sportività. Cioè io, indipendentemente dal fatto se vinco o perdo, se riconosco che l'avversario è stato più bravo, cioè io, indipendentemente dalla questione se è stato più bravo o meno, io sono sportivo, io do la mano al mio avversario o riconosco la sua vittoria. Cioè non sono un bambino del cavolo che se non vince, cioè, si mette a piangere, cazzo. Dopotutto è solo un gioco, raga. Non è la vita, non è una questione di vita o di morte. Non è che se perdete la partita vi ammazzano. Non è che vi tengono la pistola puntata contro, che dite no. Se voi perdete la partita sparano e vi ammazzano. Ma che cavolo. Ma queste cose, cioè, noi ci lamentiamo. Ci lamentiamo che in Italia sono, sapete, no, frequentissime. Ma anche negli altri paesi succedono. Saranno un caso su mille, quello sì. Però, cazzo, addirittura, vedendo video di molti youtuber, c'è gente che addirittura magari si offre di aiutare determinati giocatori nei giochi online per fargli aumentare di rango, dandogli dei consigli. No, ma così, ma io preferisco quest'altro. Scusami. Se non vuoi ascoltare i consigli che ti do, a sto punto fai una cosa: rimani nella tua fogna di rango di merda che hai e gioca da solo, caspita. Cioè, io sono del parere che se a me stesso mi dovessero dare qualche consiglio su come migliorare a giocare, sarei il primo ad accettarlo, ma consigli che siano effettivamente di un pubblico maturo, non che mi dicano ma fai schifo, non sai giocare, ma così, ma con lì. No, quello no, non lo accetto. Cioè, ma la gente però non lo capisce. Cioè, addirittura pure per dei video, tipo sul mio vecchio canale qualche estate fa feci così, però era una serie giusto per divertirci, feci la serie di PS6, feci la cosiddetta mini, feci il mini torneo della Coppa Konami in modalità normale. Si gira uno nei commenti: se vabbè, ma modalità normale pure mia nonna è in grado di vincere. Mi sono girato e gli ho detto: ma scusami, ma non ti rendi conto che un video fatto tanto per, giusto per pur divertimento, non è che volevo dimostrare quanto ero forte, cazzo. Cioè, ma la gente sta cosa non la capisce, caspita. E a me questo che mi dà fastidio. Perché su YouTube siamo tutti bravi, ma non solo, In generale siamo tutti così bravi soltanto a farci fighi quando riusciamo a vincere. Siamo tutti bravi a farci fighi quando riusciamo a vincere. E poi quando perdiamo, ci incazziamo e facciamo tutti i moralisti, facciamo. Ma dai, raga, ma dove sta scritto? Tanto devo controllare quanti minuti di registrazione sto. Scusatemi un secondo. Ok, siamo quasi a 20 minuti. Vabbè, faccio quest'altra partita e mi fermo. Purtroppo ancora non ho eseguito la ultra, vabbè. La ultra è l'unica cosa che ancora non vi ho fatto vedere. Vabbè, ve la farò vedere a breve, dai, vediamo se riesco a farvela vedere con questo o con Massimo il prossimo combattimento.
Cioè, boh. Cioè, boh, io raga, devo dire la verità, sono veramente... La cosa mi dà un fastidio, sinceramente, dei modi di fare che hanno certi giocatori. Io per dire, quando ho capitato quest'anno, l'anno scorso, anzi, a Lecce Comics, ho trovato tutti i giocatori ben disposti. Quando è stato a marzo scorso, ho trovato giocatori che, pure che magari perdevano, non è che si incazzavano, facevano. Anzi, al contrario. Questo perché è questione proprio di devi essere un BM di quelli grandi, di quelli... Vabbè, non sono riuscito a seguirla, vabbè. A volte non riesco a seguirla la ultra, vabbè. Meglio, ne faccio giusto un'altra e poi basta. Dalsim. Quindi, che dire, raga? Seriamente. Ma veramente. Ma. Cioè, io boh, raga, non lo so. Tanto, raga, dovete mettervi in testa una cosa. Che troverete sempre nella vita qualcuno più forte di voi. Troverete. Cioè, che caspita. Ma in qualsiasi gioco non è che non sarete campioni eterni. Certo, pure a me capita ogni tanto, magari per la rabbia di rage quittare. Questo succede anche a me, sì. Però raga, per fare una cosa del genere, cioè proprio ci deve essere per me un motivo che dici no, magari o sono stressato per qualcosa o e non riesco a concentrarmi, dici no. Ho detto bah, e stacco, preferisco non giocare. Ma non che così prendo solo perché quello mi ha battuto rage quit per non dargli la vittoria, no. Perché molti fanno così. Pur di non consentire la vittoria all'avversario, all'ultimo rage quittano. Ok. Cambio personaggio. Vabbè dai raga, che dire. Ma facciamo giusto un'altra prova, dai. Facciamo giusto l'ultima. La faccio contro Akuma, la voglio fare. La voglio fare contro Akuma. Comunque la velocità d'azione in questo gioco è tutto. Vi dico solo questo. Cazzo. Eccola! Chiuso il combattimento proprio di Ultra! Cioè senza volerlo lo hai seguita! Ecco qui raga, questa era pure questa era la Ultra Combo di Ken. Abbiamo finito il video nella maniera più spettacolare. Va bene ragazzi, direi che può bastare così. A parte quella sconfitta causata, vabbè, stupidamente contro Zangief perché ho pensato a parlare. Direi che avete visto pienamente come gioco io a Street Fighter con Tekken. Sì, Street Fighter con Tekken, Street Fighter con Ken. E niente ragazzi, se volete effettivamente sfidarmi, se avete una PS3, il mio ID online lo vedete attualmente
in sovrimpressione. O comunque io ve lo lascio ve lo lascio in descrizione. Vi ricordo che oltre a quello mi trovate anche tutti i miei social. E niente ragazzi, io vi saluto e ci vedremo presto con un nuovo video per questa nuova rubrica. E penso che il prossimo video sarà su Tekken, lo faremo su Tekken 6, anche perché raga non possiedo ancora né una 4 né Tekken 7, quindi è l'unica maniera per fare così.